Anche questa sera il cielo sembra dipinto da uno dei migliori pittori italiani. Mi dispiace per lo sfondo di questa musica napoletana come sfondo sonoro, ma comunque. Che meraviglia, ragazzi. Siamo alle terrazze di Ciccio Kayak. E anche oggi voglio dedicare questo video a chi non può vederlo per vari motivi, per chi non ha il mare, per chi non ha una finestra. Ciao Giova. Neanche un appuntamento, come dice Giovanni. A conclusione di quest'altra giornata, chiusi in casa. Però deve farci riflettere, ragazzi. Io oggi riflettevo su una cosa. Cioè, praticamente noi in 2 mesi, noi come mondo, non come Italia, perché il mondo si è fermato, non è che si è fermato solo l'Italia. Quindi, ragazzi, signori, amici, noi abbiamo fatto in 2 mesi ciò che dovevamo fare a partire dal 2000. 22, 25, 2030, cioè il buco dell'ozono si è ridotto tantissimo. In questo momento, per esempio, non essendoci più quella pesca intensiva, i mari si stanno ripopolando. E tante altre cose, la natura lo capisce. Questa notte sulla statale 113 ho dovuto rallentare perché c'erano i conigli per strada. Cioè, questa cosa è magnifica. Si vedono immagini di cervi in città, le anatre nelle fontane. Dico, riflettiamo su questo. A me ora quello che fa paura è, ritornando di nuovo nella vita normale, che succederà? Cioè, recupereremo tutto quello che non abbiamo fatto, aumentando di nuovo l'inquinamento? Oppure si prende coscienza che si vive anche meglio? E quindi in un certo senso sì, si ricomincerà, si deve ricominciare, ma con consapevolezza. Io vi lascio con questa bellissima immagine del nostro golfo di Castellammare. Abbiamo questa sera anche la musica. Ragazzi, auguro a tutti voi una felice serata, arrostuta, mangiata, quello che è. Una cosa mi chiedevo, cioè la regione Veneta, dove tutti noi sappiamo che è stata colpita dal coronavirus, ma non, cioè, è stata, come si dice, ha avuto anche le sue vittime, i suoi contagi. Noi, ringraziando a Dio, siamo stati più fortunati. Quello che non capisco è domani la Regione Veneto permette di nuovo di fare le attività motorie, fisiche, esterne, quindi in aria aperta, individuali, quindi da soli, e ancora la Regione Sicilia, dove ha i casi minori di altre regioni, ancora non riusciamo a fare le attività fisiche e motorie fuori. Sto con la speranza che qualcosa cambi presto, perché se ho la possibilità, ragazzi, vi regalerò delle bellissime immagini col mio kayak. Speriamo che qualcosa cambia, perché per chi come me fa attività fisica non può fermarsi tutto questo tempo. Non sono un calciatore professionale, ma professionista, però io ho bisogno di andare a fare le mie attività fisiche. E poi, uscendo in kayak, voi lo sapete, io sono il guardiano del mare, quindi il fatto di non ho sotto controllo ciò che sta succedendo a mare mi rende nervoso, sono sincero. Va bene. Ciao Marcello! Ragazzi, io vi saluto con questa bellissima immagine, auguro ancora una buona cena e finisco con questa bellissima immagine dedicata a Irene, che gli è piaciuta, gli piace tanto il mio terrazzo.